prova di Capa dei Tirreni, importante passo avanti per un Messina apparso in netta crescita. La terza affermazione esterna del campionato, ottenuta grazie ad un gol di Corona, ha consentito alla squadra di Catalano di mantenere il secondo posto in graduatoria alle spalle della Gelbison, con una lunghezza sul Cosenza, alle prese con il caso Arcidiacono che costringerà i rossoblù a perdere il loro elemento più importante. Bucolo e compagni possono adesso guardare con rinnovato ottimismo ai due prossimi impegni previsti dal San Filippo con Licata e Savoia, due compagini dal momento di forma diametralmente opposto. Se i campani non vincono dal 14 ottobre e hanno perso quote in classifica, con Romano in panchina e gialloblu hanno decisamente svoltato, collezionando 6 risultati utili consecutivi anche grazie ai gol dell'ex peloritano Pasca. Il Messina però mira al bottino pieno. Se i numeri dell'attacco non sono ancora quelli attesi ad inizio stagione, le ultime 3 vittorie sono state tutte ottenute con il minimo scarto, segno comunque di una squadra cinica al punto giusto. Dal reparto arretrato, imperniato sugli esperti Chiavaro e Ignoff, emergono le maggiori note liete. Appena 2 quelle rimediate a Valo della Lucania, le reti subite nelle ultime 6 giornate dei giallorossi, che con 9 gol al passivo detengono la seconda difesa meno battuta del raggruppamento, insieme alle sorprendenti Ribera e Comprensorio Montalto. Fanno sorridere anche il rientro di Lago Marsini tra i pali, i segnali di crescita evidenziati da Leon e un Cicatiello in grado di non far rimpiangere Maiorano, il quale dovrà scontare altre 2 giornate di squalifica. Un doppio turno interno puntando sull'effetto San Filippo. L'occasione offerta dal calendario sembra davvero propizia per i giallorossi, che puntano a riconquistare quel primato in classifica assaporato soltanto per una settimana.